Amici, buon pomeriggio da Douarnenez. Sono le 15:10, fra circa 20 minuti partirà la Mini Transat del ventennale, Mini Transat 2015. È iniziata nel 1977 questa regata stratosferica, ci sono 70 barche al via, anzi erano 72, sono 71, tra poco scopriremo perché c'è subito un colpo di scena. Vedete che non sono solo, abbiamo Christophe Julien che è il capo ufficio stampa della classe mini italiana, grande esperto di tutto il mondo Mini Transat, e Andrea Falcon, giornalista specializzato di lungo corso, grande esperienza. Abbiamo anche, se riusciamo a inquadrarlo, vieni Stefano Passeri che fa parte, anzi è la colonna dello short team di uno dei navigatori italiani a questa Mini Transat, Andrea Fornaro, esordiente. Stefano, raccontiamo quello che è successo stamattina. All'uscita delle barche dall'ormeggio del porto di Douarnenez, Nacho Postigo, lo spagnolo Nacho Postigo, con la sua barca di serie, un Argo, considerato, diciamo, dai tecnici come un possibile favorito anche per la vittoria, o perlomeno tra i favoriti nella categoria di serie, ha urtato uno scoglio sommerso e ha avuto un danno. Perché Stefano Passeri è una grande opportunità per noi? Ci può raccontare perché è stato il primo che si è tuffato nell'acqua, era in banchina, lo hanno fatto tuffare per vedere cosa fosse successo al bulbo. Si è capito subito che era qualcosa di grave. Stefano, raccontaci cosa hai visto. Sì, praticamente andando in acqua ho visto che il bulbo è staccato dalla deriva, a parte di poppa. E in questo caso sono tornato su in superficie dicendogli al grande Nacho di fermare le giostre, perché non era possibile continuare con una barca così. Infatti abbiamo visto subito in banchina svuotare della roba che era sotto coperta, veramente una disdetta clamorosa. Andrea e Christophe, Nacho lo conosciamo bene, è un velista straordinario, un velista anche di una certa età, è maturo, questa era veramente la sua Mini Transat per tanti aspetti. Cosa può provare un velista in una situazione del genere, una avaria del genere, i minuti della partenza? Vabbè, Nacho ha un carattere spettacolare, perché quando noi siamo usciti con la barca l'abbiamo salutato e lui addirittura ci ha sorriso. Quindi Nacho lo conosciamo tutti e in Italia l'abbiamo adottato perché ha regatato con Vasco Vascotto, è stato nel team di Mascalzone Latino durante la Coppa America del 2007, per questo forse noi siamo anche molto colpiti da questa disavventura che gli è capitata. Lui, dopo anni e anni di vela professionistica al massimo, e aveva deciso appunto di investire tutta la sua esperienza in questo progetto per la Mini Transat, quindi se lo autofinanzia. E quindi partiva, tra l'altro, lo possiamo dire, tra i favoriti. Lui quest'anno ha fatto due regate, poi ha impacchettato la barca, l'ha portata qui a Douarnenez solo per fare la Mini Transat, e quindi è veramente una brutta notizia che da un punto di vista umano mi dispiace moltissimo. Spero che magari nelle prossime ore riesca a prendere una decisione di riparare la barca e partire. Infatti l'emozione che si è vissuta un'oretta fa circa nell'uscita delle barche trainate dai gommoni dal porto è stata veramente forte, come potete immaginare. Ogni anno, ogni edizione della Mini Transat è così, gli abbracci, i saluti, naturalmente i velisti che si preparano, ma questa volta c'è stato questo fatto in più di Nacho. Christophe, tu che sei addentro alle cose della classe anche dal punto di vista delle regole, che possibilità ha come tempi Nacho di poter tornare in regata in caso di eventuale riparazione? Credo che può partire entro le 72 ore della partenza, è da verificare, perché è un caso comunque abbastanza raro e no, speriamo veramente che possa fare la sua regata, perché Nacho, come ha detto Andrea, è un amico, un grande velista e uno che faceva ponte tra queste regate in equipaggio e le regate in solitario. Senti, adesso ci salutiamo un attimo perché ci apprestiamo poi a entrare nuovamente in diretta nei minuti immediatamente precedenti alla partenza. Dici però, Christophe, in questa vigilia di Mini Transat, che Mini Transat è questa del ventennale? Quali sono le grandi novità da seguire e se dal tuo punto di vista ci sono dei favoriti in particolare? Allora, i favoriti è una domanda da 4.250 miglia sulla rotta diretta. No, sicuramente è forse una delle edizioni più aperte degli ultimi 10 anni. Sbilanciamosi, cioè tra i prototipi dove c'è un momento di stallo aspettando l'apertura ai foil dal 2016, c'è sicuramente il maximum flexirub di David Baudard, che è quasi gemella della 747,
progetto di David Raison, Prua Tonda, un primo anno 2014 difficile, messa a punto, rodaggio, disalberamenti, ma 2015 strepitoso, credo che abbia vinto tutte le regate. Però c'è dietro tante barche che tornano quando si fanno i pronostici, l'800 del giovane che adesso mi dice Frédéric Denis, che è alla prima partecipazione ma ha fatto parlare la polvere. C'è Clément Boissou che è partito con un progetto di Étienne Bertrand, e così potrei andare all'infinito. Non ci mancherà modo di ritornare ad analizzare questi dati. Un'ultima cosa, mentre con le immagini forse riusciamo a farvi scorgere, se Alessandro Scioti riesce a farvi vedere il molo intorno a noi, che è pieno di gente, sono i tifosi della Mini Transat che proprio salutano e seguono la partenza assiepati su questo molo Rosmer. Concludiamo parlando dei 5 più 1 italiani, il più 1 perché uno è veramente quasi del tutto un francese, Roland Ventura o Ventura. I 5 italiani, Andrea e Christophe, che Mini Transat sarà la loro, brevemente? Beh, insomma, gli italiani, dai, qualcuno di competitivo ce l'abbiamo, casomai ne parliamo dopo. Ti dico soltanto, insomma, che gli italiani conservano ancora il sogno di vincere questa Mini Transat. Cerchiamo almeno di fare meglio del quarto posto nella categoria serie, nel secondo posto nella categoria prototipi, i risultati che appartengono entrambi a Giancarlo Pedote. Beh, certo, meglio del secondo posto si commenta da solo. Allora, a proposito di emozioni, proprio Giancarlo Pedote, che tu hai citato, è stata la graditissima sorpresa per tutti noi, è venuto in banchina stamattina a salutare tutti, grande entusiasmo, grande emozione. Questa è la Mini Transat, amici di Seili, e tra poco con la partenza. Siamo dentro i 2 minuti dalla partenza di questa Mini Transat 2015. Oggi partono 71 barche per fare 1200 miglia per la prima tappa, che li porterà alle Canarie, a Lanzarote, e poi a fine ottobre ripartiranno da Lanzarote per la tappa Atlantica, 2700 miglia, con arrivo all'isola di Guadalupe, a Pointe-à-Pitre. Quindi, dopo tanta attesa, dopo 2 anni di preparazione, di qualifiche e di sacrifici, questi velisti solitari su barche di 6,50 m stanno veramente per tagliare la linea non solo di una partenza tra una barca comitata e una boa, ma una linea ideale che trasforma in qualche modo un sogno in una realtà. Avete sentito in questo momento il segnale e vedete le barche che si sono lanciate sulla linea. È partita ufficialmente, in perfetto orario, la Mini Transat 2015. Noi vi trasmettiamo da una barca stampa dell'organizzazione. Le immagini di Alessandro Scioti sono integrate con altre immagini che vi giungono, anche aeree dall'organizzazione. C'è un elicottero sopra di noi, c'è la diretta di France Trois, c'è tanto entusiasmo, tanto interesse, come sempre avviene in Francia. Allora, le barche sono praticamente quasi tutte con mure a sinistra e stanno facendo un bordo diretto lungo la spiaggia che costeggia il golfo di Douarnenez. Vediamo distintamente la I di Illumia, che è il 788 di Michele Zambelli, uno dei 5 italiani, 5 più 1, lo ripetiamo, li vogliamo ridire. Oltre a Michele Zambelli con il suo prototipo Illumia, c'è Alberto Bona con un altro prototipo, onlinesim.it, e poi ci sono 3 italiani con barche di serie: Andrea Pendibene con il Pogo 3 nuovissimo, 883, poi abbiamo Andrea Fornaro con un Argo, anche lui nuovo, che corre con la barca nella categoria di serie, e poi abbiamo Federico Kuciuk che corre con un Dingo, barca gloriosa, lui molto affezionato a questa barca, è la stessa con cui ha fatto la Mini Transat dello scorso anno. Tutti hanno cambiato barca, gli italiani, rispetto alla Mini Transat dell'anno scorso, di 2 anni fa, invece Federico è rimasto fedele alla sua. C'è una bella raffica di vento che sta spingendo con un buono a sinistra la flotta in tondo verso quello che sarà la prima boa del percorso. Bellissima scena con tutto l'abitato di Douarnenez sullo sfondo e con la punta del golfo che delimita appunto
l'uscita del golfo, il percorso che dovranno effettuare le barche è un triangolo, ci sarà una prima boa al vento con un disimpegno abbastanza lungo, poi le barche torneranno quindi di poppa con i Jennaker qui nella zona della partenza e poi da quel momento sarà finito il triangolo e si lanceranno verso il mare aperto, verso l'oceano Atlantico praticamente. Prossimo punto d'arrivo sarà proprio Lanzarote. Con le immagini vedete il gruppetto, diciamo, dei primi, anche se qui si parla anche di bordeggio e quindi ci sono delle barche un po' in fuga, hanno preso una buona velocità. Andrea, che partenza hai visto? Ci suggerisce Christophe da dentro, grande partenza di Fornaro. Io rimarrei più che altro sul ricordo di quella che fu la partenza di 2 anni fa, dove erano tutti terrorizzati dalla burrasca in arrivo. Tutti i concorrenti oggi sono molto contenti di partire con queste condizioni che dovrebbero essere clementi almeno fino a lunedì e poi dovrebbero divertirsi più che pensare alla sopravvivenza quest'anno. Allora, passata la prima boa di disimpegno, siamo con le immagini sul primo che in questo momento è un po' in fuga. Si tratta di Magnum, che è una delle barche da tenere d'occhio. Si chiama Maximum. Allora, Christophe, facci il punto della situazione dei primi 7, perché il settimo è il nostro Michele Zambelli, mi sembra. No? Intanto con le immagini seguiamo il resto della flotta verso sinistra. Abbiamo David Baudard con Flexi Rub, seguito dal 800 che è Naughty Park di Frédéric Denis. Poi, se non sbaglio, è Luc Berry col 753 e Association Rêve, un altro progetto Bertrand. E qui davanti, subito abbiamo dietro, visto, leggermente sotto vento, 800-02, che è Clément Bouissou. Adesso con le immagini sorpresa, la sorpresa è Novintis, che vediamo qui. Novintis, che è una barca di serie, un offset, che quindi occupa, se ho contato bene, il quarto, il quinto posto. 814 che vediamo sotto vento a Novintis è un altro prototipo Bertrand, sono tanti quest'anno, Jean-Baptiste Darami, e che non è una sorpresa, ma questa bellissima barca rossa 788 è il nostro Michele Zambelli che conferma tutto. Allora, dietro a Michele Zambelli ci sono 667 che è il vincitore, il detentore, quello vincitore di Benoît Marie, due volte vincitore, e poi appena sopravento a 667 c'è il famoso 888, la barca, una creatura di a prua tonda, appendice a foil, è proprio un'incognita, andrà, non si sa. Tra l'altro, noi devo dire che con le immagini ancora di Alessandro Sciotti, se ci spostiamo sulla nostra poppa, proprio stanno arrivando le barche. E c'è Online Sim 756, esatto, che quindi è nei primi 10. Questa è un'ottima cosa, non tanto perché la regata è lunga, ma è una configurazione in cui chi è in testa può partire. È vero, è verissimo. Può partire, nel senso avvantaggiarsi anche di quelle che saranno le evoluzioni del meteo. E vi dicevamo proprio che il gruppo si sta avvicinando e quindi probabilmente dovremo spostarsi. Ci sono le prime virate, Andrea Falcon, vediamo che alcune barche stanno virando. E c'è anche chi tocca la boa, capita anche nelle migliori famiglie, in questo caso il malcapitato è 715, questo mini francese che obbliga anche gli altri, vedete, in questo passaggio di boa a evitarlo accuratamente. Ancora una bella inquadratura di 788 Italia, Illumia, Michele Zambelli, molto concentrato, il forlivese è il più giovane della pattuglia italiana, però sicuramente ha una barca, un prototipo che può dire la sua, e in questa partenza, in queste condizioni, lo sta facendo decisamente.